Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale. Se questa è la vostra prima volta qui, ciao, mi chiamo Francesca e per il video di oggi, come avrete letto dal titolo, facciamo una sfida fra mascara. Ebbene sì, finalmente anche in Italia è arrivato il famoso dupe, dicono sia un dupe negli Stati Uniti, esattamente di questo mascara qui, il Better Than Sex di Too Faced. Io sono un po' scettica. Sono mesi e mesi che guardo questi video di gente che testa questo mascara. Non questo, quello che vi sto per far vedere. Quello di L'Oreal, l'avrete visto sempre dal titolo, o comunque l'avrete visto in giro. Sono mesi e mesi che vedo questi youtuber americani, australiani, canadesi, inglesi che testano questo mascara e anch'io non vedevo l'ora perché voglio veramente sapere se è uguale a questo qui. Quindi, appena l'ho visto l'altro giorno, ci sono tipo aggrappata come un calamaro su questo qui, che è infatti il L'Oreal Paradise Ecstatic. Ora, come vedete, le confezioni sono molto simili, il packaging ovviamente è diverso, però abbiamo il nome scritto qui, la differenza dell'occhio con il mascara e senza mascara in entrambi i casi. Ma adesso andiamo a leggere anche quello che c'è scritto sulle confezioni, perché la cosa più ironica è che ci sono scritte cose molto molto simili. Qui si vede la banda, l'applicatore del Paradise Ecstatic, e qui si vede l'applicatore del Better Than Sex. Cosa dovrebbe fare il mascara di L'Oreal? Il 90% delle donne che hanno testato questo mascara, cioè 107, constata ciglia intensificate, il 98% un effetto allungante, il 79% sente le ciglia più morbide, anche perché questo mascara contiene olio di ricino in qualche maniera. Volume intenso, ciglia lunghe e spettacolare, un piacere da applicare. Quest'ultima è strana, o lo penso solo io? Passiamo al Better Than Sex di Too Faced. Quindi anche qui le ragazze che hanno testato questo prodotto hanno visto coperte le loro ciglia dalla base fino alla punta, il 100% hanno visto volume in più, il 100% hanno visto ciglia più lunghe, il 90% ha visto un look comunque drammatico con una sola passata. E qui c'è scritto che l'hanno detto i clienti. Anche qui abbiamo un estratto di olio che sarebbe d'acacia, abbiamo peptidi che dovrebbero nutrire, volumizzare e settare la piega delle nostre ciglia a posto, quindi non si dovrebbe più muovere. Smudge proof all day wear. Sullo smudge proof non sono completamente d'accordo, ma poi vi dico il perché. Comunque sia, direi che entrambi dicono di fare cose molto simili e anche molto promettenti, cioè il mascara dei sogni di chiunque, non esisterebbero le ciglia finte. Certo che io il Better Than Sex lo conosco da tanto tempo, perché è da tanti anni che ce l'ho, perciò quello che ne penso ve lo dirò strada facendo. Però andiamo all'applicazione, perché è l'unico modo di vedere. Cominciamo subito e annuncio comunque sia che, siccome io voglio sempre un Better Than Sex di scorta, quando finì quell'altro vecchio mi comprai la taglia da viaggio, semplicemente perché sto testando tantissimi mascara e quindi non mi sento di aprire questo qui, alla fine questo è la stessa cosa, perciò userò questo per questo occhio, mentre userò il L'Oreal Paradise Ecstatic mascara su questo occhio. Cominciamo. Il pack è questo, molto diverso da quello che avevo visto negli Stati Uniti. E poi vabbè, tutti conosciamo il pack del mascara di Too Faced Better Than Sex. Comunque sia, quello che farò è curvare le ciglia di entrambi gli occhi, perché io quando vado a mettere il mascara e non metto ciglia finte, curvo. Uso sempre il piegaciglia, ricordatevi, questo sarà il lato Too Faced e questo sarà il lato L'Oreal. Battaglia? Cominciamo! Comincio ad applicare il Better Than Sex, che bene o male conosciamo tutti alla fine come performa. Personalmente a me piace molto, lo trovo solamente difficile da applicare sulle ciglia inferiori apposta perché la banda è molto grande. Ho
Ottimo che la mia telecamera avesse già smesso di registrare. Comunque, queste sono le mie ciglia con due passate del Better Than Sex. Adesso andiamo a testare l'altro mascara di cui sta parlando tutto il web. Ok, non so se riuscirete a vederlo, ma come vedete le due bande si assomigliano molto, eccetto che il mascara di Too Faced, questo qui, ha l'applicatore più grande ed è più a clessidra, mentre comunque quello di L'Oreal anche è grandissimo. Ok, andiamo al L'Oreal Lash Paradise Ecstatic. Ok, lo scoprirò più tardi. Già posso dire che non è facile applicarlo e il Better Than Sex scorre molto meglio, perché questo ha una formula ancora più pastosa del Better Than Sex, che infatti come si asciuga molto, cioè come si asciuga, può essere che durante la giornata vi rilasci tipo dei pallini neri secchi che di mascara che vi cascano un po' sulle guance. Wow. Prima che io dica la mia, votate, metterò un sondaggio nelle schede. Too Faced o L'Oreal? Mi raccomando, votate, sono curiosissima di sapere la vostra opinione. Io faccio un attimo un altro check. Ragazzi, è dura dire quale sia meglio a questo punto, credo. Hanno appesantito le mie ciglia che sono andate un po' in giù, quindi per fortuna le avevo piegate. Non lo so ragazzi, è veramente, veramente difficile dire quale sia il migliore. Credo che il Better Than Sex dia meno volume, il Lash Paradise come vedete dà molto più volume, entrambi danno comunque molta, molta, molta lunghezza. Se dovessi dire qualcosa, direi magari non fate più di due passate con questo mascara, perché già stiamo vedendo che le mie ciglia sono belle appiccicaticce, però... non lo so, sinceramente mi sembrano uguali. Forse il mascara di L'Oreal è più adatto a chi vuole più volume, quello di Too Faced è più adatto a chi vuole lunghezza ma ciglia comunque ordinate. Commentate qui sotto ragazzi quale preferite. Di certo quest'occhio mi costa 15 euro di mascara, mentre questo me ne costa 25. Ok ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video e mi sento strana perché pensavo di riuscire a cavarne una sorta di conclusione, però sono due mascara che in termini di lunghezza fanno la stessa cosa, dipende se ovviamente preferite lunghezza oppure lunghezza e volume, però cioè io secondo me sono uguali. Il risultato è leggermentissimamente diverso, quindi... io certo, se dovessi andare anche a guardare il prezzo, ovviamente mi orienterei di più verso il L'Oreal Paradise Ecstatic. Uno costa 15 euro, l'altro 25, quindi non lo so, fate voi. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è stato utile mettete pollice in su e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti qui sotto qual è il vostro mascara preferito. Io pubblico sempre di lunedì, mercoledì e venerdì alle 3, perciò non mancate al prossimo appuntamento e noi infatti ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao ragazzi!